Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario Don Arturo con l'editoriale. Farà seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno, oggi conosceremo San Martino I. Seguirà la rubrica Orto e giardino sempreverde con la conoscenza di una pianta d'appartamento, la clivia. E al termine potrete seguire la terza ed ultima parte dello spettacolo dedicato a Santa Madre Teresa di Calcutta. Buona visione! Cari amici, è risaputo che questa domenica, 11 aprile 2021, Fiesse avrà il nuovo parroco. Niente di eccezionale, è normale che una parrocchia viva la successione, no? Da un parroco all'altro. Quello che è novità è che il parroco non andrà da solo come sacerdote, ma saranno ben in quattro, più un diacono, in attesa che il vescovo nomini un altro curato che risiederà a Fiesse. Quando la notizia è stata diffusa, qualcuno da Fiesse si è chiesto: ma vabbè, prete sappiamo chi è, sappiamo cosa fa, ma a noi arriva anche un diacono, è nella persona di Giuseppe, dottor Colosini. E qualcuno mi ha chiesto appunto chi è il diacono. E allora ho cercato di rispondere, è quanto desidero un po' condividere anche con voi. Il diacono è colui che riceve una chiamata, una vocazione. Non è iniziativa sua, ma come per tutte le altre situazioni di vita cristiana, si tratta di una risposta all'invito del Signore, che attraverso le modalità della provvidenza si fa quanto mai viva e invitante. Il diaconato è il primo grado del sacramento dell'ordine, finalizzato all'aiuto, al servizio del sacerdote e del vescovo. Il nome diacono deriva dal greco diakonos, che significa letteralmente servo. Questo termine è stato utilizzato, direi, abbastanza diffusamente nel Nuovo Testamento per indicare la modalità nuova con cui Cristo si è presentato al mondo. Il Signore si è fatto servo di tutti. Questo ci ricorda l'essenza della vita di ogni cristiano. Essere cristiano significa mettersi al servizio degli altri, fino alla rinuncia, al dono di sé per amore, sull'esempio di Cristo. L'attenzione al servizio richiama un'esistenza decentrata da se stessi, per mantenere il centro nella relazione con il Signore e verso gli altri. Il diacono trova un senso autentico nella misura in cui riesce ad essere un ponte, cioè un'occasione di transito, di passaggio sicuro. Favorisce infatti la relazione con il Signore da parte della comunità cristiana. Egli richiama con la propria vita l'atteggiamento che tutta la comunità è chiamata ad assumere. In primo luogo per il sacerdote e per il vescovo sono chiamati a vivere il loro ministero proprio nella forma del servizio alla comunità. Quindi il diacono è un po' come è un ricordo, uno svegliarino, direi, per gli altri ministri ordinati, perché non dimentichino mai che il loro essere costituiti pastori è essenzialmente e necessariamente per il bene degli altri, un bene desiderato, un bene ricercato, organizzato proprio perché la volontà del Signore si compia e per tutti coloro che sono affidati alle loro cure. Quindi, in fondo, il diacono mostra la bellezza di una vita votata al servizio, proprio perché ha fatto esperienza di Cristo, quindi è molto importante, direi addirittura è fondamentale
una vita spirituale intensa, una ricerca sempre più motivata di approfondire la fede attraverso l'ascolto della parola di Dio, attraverso direi quella che è la ricerca della sapienza della Sacra Scrittura, poi che diventa preghiera, diventa celebrazione dei sacramenti, diventa poi slancio proprio di servizio. Fare esperienza, quindi, di Cristo che si fa servo. Per questo l'unica risposta possibile, sia per il diacono come tale, che anche per il sacerdote, anche per il vescovo, è servire il corpo di Cristo, la Chiesa, con tutta la vita e con tutte le energie. Chiediamo preghiere, chiediamo comprensione, se volete anche un po' di simpatia, perché il nostro servizio in quel di Fiesse, che continua poi quello a Gottolengo, possa essere fatto sempre secondo la volontà del Signore, e così sia. Grazie dell'attenzione e della vostra preghiera, auguro una buona domenica, buona continuazione, ecco, di settimana, e arrivederci, alla prossima. Oggi, domenica 11 aprile, seconda domenica di Pasqua e domenica della Divina Misericordia. In oratorio alle 15, ora di guardia. In parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per i defunti Alda, Lorenza e Mari. Lunedì 12 aprile, in oratorio, alle 8 Santa Messa per i defunti Battista, famiglie Ardenghi e Canovi. Alle 10 Santa Messa per la defunta Tribuni Angela. Martedì 13 aprile, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Morbini Angela, Giuseppe, Giacomo, Giuseppina e Lina. Alle 18:30 Santa Messa per i defunti Don Pietro Merigo, Girolamo, Anna Superfluo e Suor Innocente. Alle 20, preghiera di lode e catechesi sull'adorazione eucaristica. Mercoledì 14 aprile, in oratorio, alle 8 Santa Messa pro populo. Alle 18:30 Santa Messa per i defunti Morbini Annunciata e famiglie Morbini e Migliorati, Marta e Maria Boffelli. Giovedì 15 aprile, in oratorio, alle 18:30, Santa Messa per i defunti De Feo Francesco, Alfano Antonio, Turrini Giacomo e Tenchini Luigino. Venerdì 16 aprile, in oratorio, alle 8, Santa Messa per la defunta Chiara Giuliani e alle 18:30 Santa Messa per il defunto Barbieri Severo. Sabato 17 aprile in parrocchiale alle 18:30 Santa Messa per i defunti Nadia Manfredi, Reverditi Costantina, Don Pierino Lombardi e genitori. Presso la chiesetta dell'oratorio si terranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 18 aprile, terza domenica di Pasqua. In parrocchiale alle 8, Santa Messa per la defunta Piccinelli Maria, Breda Ferdinando e Giuseppe. Alle 10, Santa Messa per i defunti Biloni Andrea, Franco, Giuseppe, Angela e Gianni Canova. Alle 15, Santo Battesimo di Silini Meredith. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Gervasio Teresa e Boffelli Giovanni. Con il ritorno a scuola degli studenti, riprende il catechismo in oratorio dal primo al sesto anno. Domenica 11 aprile alle 16, inizio del ministero nella parrocchia di Fiesse. Trasmesso su YouTube in diretta sul canale Parrocchia San Lorenzo Fiesse. Lunedì 12 aprile, riunione dei consigli parrocchiali
in chiesa parrocchiale. Domenica 25 aprile, alla Santa Messa delle ore 10, verrà consegnato il Padre Nostro ai ragazzi del terzo anno. Offerte per restauro mese di marzo. Da famiglie 19.100 euro. Varie offerte 2.225. Da comunità neocatecumenali 500 euro. Dalla vendita uova di Pasqua 2.100 euro. Dalle collette della seconda domenica di marzo 2098,02 euro, per un totale di 26.023,02 euro. Offerte luoghi santi 1.290 euro e offerta acqua santa 510 euro. Per i celiaci, la Santa Comunione Eucaristica sarà distribuita a tutte le sante messe dopo gli altri fedeli. Invitiamo quanti sono interessati ad avvicinarsi all'altare. Di seguito il link YouTube al quale verrà trasmessa la diretta dell'ingresso del parroco Don Arturo e degli altri presbiteri nella parrocchia di Fiesse, domenica 11 alle ore 16. Buon pomeriggio. Il Signore ha dato alla sua Chiesa la missione di comunicare a tutti il messaggio di salvezza. Andate in tutto il mondo e portate il messaggio del Vangelo a tutti gli uomini. Svolgere il proprio ministero fra parrocchie vicine non è forse un modo di scegliere la missione? Questo è quanto oggi si sta realizzando con l'ingresso di Don Arturo, Don Nicola, Don Lorenzo, Don Osvaldo e il diacono Giuseppe nella parrocchia di San Lorenzo in Fiesse. La comunione tra parrocchie vicine, generata dalla compresenza di ministeri, doni e carismi diversi, uniti nell'impegno di convergere attorno ad un progetto condiviso di evangelizzazione del territorio, rappresenta la sorgente della missione. La comunione è missionaria e la missione è per la comunione. A Don Arturo, nuovo parroco di Fiesse, oltre che di Gottolengo, a Don Nicola, Don Lorenzo, Don Osvaldo e il diacono Giuseppe, un grande grazie per il dono del loro ministero che con riconoscenza condividiamo con gli amici di Fiesse. Nato a Todi, fu consacrato papa nel 649 senza aver ottenuto la previa approvazione imperiale. Condannò l'eresia dei monoteliti, i quali sostenevano che in Gesù vi è una sola volontà e non due, l'umana e la divina, corrispondenti alle due nature del Verbo incarnato. E anche la condanna fu pronunciata contro la volontà di Costante II, imperatore d'Oriente, che era favorevole a quell'eresia e che inviò a Roma l'esarca di Ravenna, Olimpio, perché catturasse il pontefice. Ma poiché aveva incontrato resistenza, costui tentò di fare assassinare Martino dal suo scudiero durante la messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ma lo scudiero fu colto da improvvisa cecità e Olimpio, ristabilite le buone relazioni col Papa, passò in Sicilia col pretesto di combattervi gli arabi. Nel 653 l'imperatore, per compiere la sua vendetta, mandò un nuovo esarca a Roma, l'autore di un documento in cui Martino era accusato di essersi impadronito dell'episcopato, di aver accettato dottrine eretiche e di aver mandato denaro ai saraceni. Il pontefice, vecchio e malato, si difese, ma, per evitare inutili brutalità, si consegnò spontaneamente all'esarca, che lo portò a Costantinopoli, dove fu esposto per un giorno intero agli insulti del popolo, e dopo essere stato degradato pubblicamente, fu accusato di complicità con Olimpio e condannato a morte, pena che fu commutata con la deportazione per intervento del patriarca Paolo II. Nel frattempo il clero romano, temendo che l'imperatore imponesse alla sede di Pietro un vescovo monotelita, aveva eletto un successore di Martino nella persona di Eugenio I, e ciò disgustò profondamente il santo che, essendo di salute delicata, visse in miseria e solitudine poco più di un anno, esiliato a Cherson in Crimea, e vi morì nel 655. I redattori del nuovo calendario si rifanno alla testimonianza della vita greca di Martino, secondo la quale il pontefice sarebbe deceduto il 13 aprile, giorno in cui è venerato come martire anche nella liturgia bizantina. Vediamo ora quando e come prenotarsi per il vaccino. Dai 75 ai 79 anni le prenotazioni sono partite dal 2 aprile
e le vaccinazioni si effettueranno dal 12 al 26 aprile. Dai 70 ai 74 anni, le prenotazioni inizieranno il 15 aprile e la vaccinazione andrà dal 27 aprile al 12 maggio. Dai 60 ai 69 anni, la prenotazione inizierà il 22 aprile e la vaccinazione andrà dal 13 maggio al 9 giugno. Dai 50 ai 59 anni, la prenotazione inizierà il 15 maggio e la vaccinazione andrà dal 10 giugno al 16 luglio. Per gli under 49, la prenotazione inizia il 13 giugno e la vaccinazione andrà dal 17 luglio al 20 ottobre. Si può prenotare il vaccino attraverso la piattaforma online prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure chiamando il numero verde 800 894 545 presso gli sportelli Postamat e attraverso portalettere dotati di palmare. La data di somministrazione è calcolata secondo la disponibilità dei vaccini. La prenotazione può essere effettuata anche nei giorni successivi all'apertura. Qualora vi fosse un incremento delle dosi a disposizione, il calendario subirà delle variazioni. La clivia appartiene alla famiglia delle Amarillidacee. Originaria del Sudafrica, è stata per molti anni una pianta d'appartamento popolarissima, in virtù dei suoi magnifici fiori color arancio riuniti in un'ombrella apicale particolarmente vistosa. All'inizio della primavera, dal centro del ventaglio di foglie, spunta uno spesso e lungo scapo, in cima al quale sbocciano, nel giro di poche settimane, campanulati fiori color rosso-arancione. In alcune cultivar i fiori sono color albicocca o gialli. Dopo alcuni giorni questi sfioriscono, ma sono subito sostituiti da altri. La pianta rimane così fiorita per alcune settimane. Le foglie sono nastriformi, spesse e carnose, di color verde scuro, lunghe 50-60 cm. Queste si incurvano all'indietro, formando un ventaglio aperto. Queste piante fioriscono meglio se costrette in vaso, in terriccio leggero. Necessitano, come altre amarillidacee, di poche annaffiature, e ci regalano una fioritura fino all'autunno. E con questo è tutto. Vi lascio alla visione della terza parte dello spettacolo tratto dal nostro archivio dedicato a Santa Madre Teresa di Calcutta. Vi auguriamo una buona domenica e una buona settimana. Mamma mia, che eleganza, complimenti! Mamma mia, che... No, mettiti in pausa, mo. Vai, vai. E come ci si sente ad essere vestiti dal missionario della carità? Ma, sai, ti rispondo con una frase un po' banale. Certo. L'abito non fa il monaco. Ottima risposta, ottima risposta. No, io non sono... Scusa, provo, ma l'abito nuovo... Ma che è sto odore? Sento... Invece, quello che devo distribuire agli affamati. Ah, ma scusatemi, ma perché voi missionari, invece che portare due pesci agli affamati, non insegnate direttamente agli affamati a pescare? Semplice, perché spesso non hanno neanche la forza di stare in piedi. Ma scusami. Ma cos'è la povertà? Ma quella vera però. La povertà? Quella vera? Quella vera. Ma il più delle volte è solitudine.
E la solitudine la guarite col pesce? Anche. Andiamo bene. Ma soprattutto la guariamo a insegnare a ritrovare la gioia e la voglia di vivere. Ah, e come si fa? Si fa, si va, si ascolta, si prega, ma più di tutto si vuole bene. E dove lo trovate tutto questo bene da dare a tutti? Ah già, dimenticavo, il vostro fornitore. Guarda che non è solo il nostro fornitore, è il fornitore di tutti. Piuttosto, ti ricordi il malato, quello dell'altra volta che ti avevo chiesto di accompagnare all'ospedale? Certo che me lo ricordo, che per caso è... No, ora sta bene. Bene, sono contento, sì. Sei contento per lui o per te? Sì, sono contento per lui e anche per me, sì. Per tutti. No, vabbè, ora non mi venire a dire che grazie a me non ho fatto del bene soltanto a lui, ma ho fatto del bene a tutti. Perché no? Ma perché no? Allora perché sì? Ecco, diciamo perché sì. Andiamo a distribuire il pesce. Andiamo a distribuire il pesce? Magari saremo qualcuno con un cefaletto, eh? Grazie a un cefaletto, ma anche grazie a te. No, grazie a me, grazie a noi. E grazie a tutti. Cioè, no, ora noi siamo noi e noi non siamo tutti. Ma noi siamo noi. Ma la conferenza stampa non era alle 5. Infatti è già finita. Ma già sono le 5:05. Madre Teresa è stata molto coincisa. Oh porca miseria. Ma e che ha detto? Ha detto che bisogna pregare un po' di più. Pregare un po' di più? Tutto qua? E ti pare poco? Scusa, ma tu preghi un po' di più? Io no, ma che c'entra? C'entra. Tieni,
Quanto sono un po' di preghiere? Signore, fa di me uno strumento della tua pace. È una preghiera di San Francesco, Madre Teresa la recita sempre. Accidenti, senti qua, titolo. San Francesco a Calcutta. Guarda, suona bene, va bene, ci sta. Ma lo sai che San Francesco... Lo so che San Francesco non c'entra niente con Calcutta, lo so. Sarò pure un miscredente senza anima, ma certe cose le so. È che sto cercando di inventarmi qualcosa per l'articolo di domani. Tu prega un po' di più e vedrai che l'articolo ti viene. Ma sì? E per vincere il premio Pulitzer, quante tonnellate di preghiere dovrei dire? Non lo so. Infatti. Però ad esempio, io tutte le sere prego per te. Tu preghi per me? E perché? Perché mi va di pregare per te. Sta quasi non la... E com'è che preghi per me? Ad esempio, prego per la tua salute. Allora preghi malissimo. Ma comunque credo che... Ti ringrazio, ma credo che nessuno preghi o abbia mai pregato per me. Non ci credo. Credici. Qualcuno almeno ti vorrà un po' di bene, anche perché le vie del Signore sono infinite. E allora dovresti darmi una bella cartina topografica di tutte queste vie del Signore. Te l'ho già detto, prega un po' di più e vedrai che ti viene anche la cartina. Vabbè, dai, ci vediamo, va. La dici una preghiera per me stasera? Se proprio ci tieni, va. Veramente sei tu che ci dovresti tenere. Sì, ma come faccio a pregare per te senza la cartina? Ah, ma vuoi vedere che è proprio questa la cartina? Vabbè, da questa sera non la preghiera per te. Che bello. Cioè, no, fammi capire. Cioè, tu sei contenta perché io stasera dirò una preghiera per te? Certo. Mamma mia, quanto siamo diversi. Io e te, cara Suor Bettina, siamo diversi, ma tanto diversi. Whoa, whoa.
Che lega col tempo pure.
nel silenzio del cuore Dio parla. Se ti porrai di fronte a Dio, nella preghiera e nel silenzio, Dio ti parlerà. Nella natura troviamo sì il silenzio. Gli alberi, i fiori e l'erba crescono in silenzio. Le stelle, la luna e il sole si muovono in silenzio. Il silenzio del cuore è necessario per poter udire Dio ovunque, in una porta che si chiude, nelle persone che hanno bisogno di noi, nel canto degli uccelli, nei fiori, negli animali. Nel silenzio Lui ci ascolta. Nel silenzio parla le nostre anime. Nel silenzio c'è concesso il privilegio di ascoltare la Sua voce.
morendo. Lo so. E ora, come farò senza di lei? Come faremo tutti noi senza di lei? Ce la farete. Lei ha soltanto gettato il semino. E voi crescerete come tanti bei tulipani piantati in fila sotto il sole. Sì, ma io non voglio essere un semino. Come no? Tu sei il più bel semino del mondo. Da te, da voi, grazie a lei, ne saranno cose meravigliose. Quali cose? Dimmene almeno una. Vabbè. Tanto per cominciare, questo regalo per te, che credo ti piaccia. La tua fiaschetta di whisky? Eh sì, ho deciso di smettere. Grazie, è il regalo più bello che potevi farmi. Sì, ho deciso di smettere di bere whisky. Adesso vorrei cominciare a bere rum, martini... No, hai capito bene cosa intendo. Ho voglia di bere qualcosa che mi disseta. Qualcosa che forse neanche si può bere. Ma se arriva, arriva dritto in fondo dentro l'anima. Ma se tu hai detto sempre che l'anima non ce l'hai... Credo me ne stia spuntando una piccola. Grazie di un semino? Brava, grazie di un semino. E ora dove andrai? In Africa. Pare ci sia un prete, appunto, un missionario, che prende bambini orfani sia da una parte che dall'altra, con la guerra civile, appunto. Chissà, magari lui è la mia bevanda. E magari sarà lui che ti tirerà via tutta la sete che hai dentro. Ah, no. Se per questo mi avessi già dissetato Madre Teresa e certamente tu. L'ho sempre saputo, fin dal primo giorno, che tu eri una brava persona. Vabbè, dai, tra due ore ho l'aereo, meglio che vada, eh. Abbi cura di te. E tu di te. Ah, una domanda. Mettiamo il caso che tu diventi famosa come Madre Teresa. Che, me la concederesti un'intervista? Sì, anche due. Va che ci conto, eh. Contaci, che Dio ti aiuti. Yeah.
I was hungry, you gave me to eat. I was naked, you clothed me. I was homeless, you took me in. What devil you do to the least of my brethren, you do it to me. Signore, Signore mio, fa di me uno strumento della tua pace. Signore, Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Dove c'è odio, io porti tanto amore. Dove c'è discordia, io porti l'unione. Dove c'è errore, io porti verità, Signore, 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 Signore mio, Signore mio, fa di me uno strumento della tua pace, Signore, Signore, Signore mio, Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Thank you.
presentarvi i partecipanti a questo musical. Iniziamo con Matilde Nodari. Miriam Bonella. Veronica Tropano. Nicole Di Natale. Giorgio Di Natale. Martina Comini. Marco Gorni. Andrea Ravenoldi. Mirko Ferrari. Beatrice Bignami. Carlotta Reali. Luca Gonella. Là in alto Ivan Botticini. Alice Diadema. Io, Monia Umbertini. Alex Besutti. Nicola Durosini. Svejen Peverada. Mara Durosini. E Monica Boldrini. Abbiamo in regia Enzo Reali. All'occhio di bue si chiama? Andrea Gorni. E poi tante altre persone che ci hanno aiutato, che sono dietro le quinte, che ringraziamo tantissimo. Grazie ancora a tutti per essere venuti qua a vederci. Grazie. Ok, allora chiedo un ulteriore grande applauso. Quanti personaggi hanno espresso qui sul palco? È stato un Daeger, benissimo. Sono state due ore davvero molto intense e anche molto molto piacevoli. Va bene, allora, desidero a nome di tutti ringraziare l'amministrazione comunale per aver gentilmente messo a disposizione il teatro. Ecco, ringrazio in modo particolare Giulia Dolinelli e Luigi Cè per aver seguito l'allestimento del palco e le prove che sono state fatte. Grazie Giulia, grazie Luigi. E siccome questi ragazzi evidentemente non si fermeranno a questa presentazione, ma visto che sono anche così giovani, chissà in quanti altri momenti avranno modo di esprimersi, allora a nome di tutta la comunità di Cottolengo desidero mettere nei loro mani un piccolo aiuto che li possa sostenere per le spese che metteranno in atto per il loro futuro
teatrale. Grazie. Sarà Santa Madre Teresa ad accompagnarvi e a farvi le grazie necessarie. Bene, adesso appena sarà possibile, appena la scena lo permetterà, vi aspettiamo tutti al nostro oratorio. Grazie ancora, a domani. Buonanotte.